Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Medeu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, faccio questo intervento perché nelle ultime ore ho ricevuto tantissimi messaggi da parte vostra, sono stato letteralmente bombardato rispettivamente ad una intervista che è stata rilasciata oggi pomeriggio ai microfoni di Tuttomercatoweb da un certo Federico Spada, agente di calciomercato, esperto del calcio colombiano, il quale avrebbe rilasciato delle dichiarazioni in merito al prossimo acquisto del Cagliari da Damir Seter, definendolo anzitutto un giocatore non pronto per il campionato italiano, quindi definendola una scommessa azzardata da parte del Cagliari. Ha detto che il ragazzo proviene da un grave infortunio e che se appunto dovesse definirlo un astro nascente, no, non lo definirebbe un astro nascente, quindi sicuramente un giocatore che dal suo punto di vista risulta un po' una scommessa. Allora, in tanti di voi mi hanno contattato, anzitutto preoccupati sostanzialmente dal fatto che Cagliari possa essere vicino all'acquisto di un giocatore in realtà infortunato, che appunto potrebbe arrivare in Italia e subito si potrebbe rompere, eccetera, e dall'altra parte c'è appunto chi invece mi ha detto: ecco, abbiamo comprato, stiamo comprando il solito scarto. Allora, due valutazioni differenti. La prima sulla questione fisica. Mi sembra assurdo, mi sembra molto strano che il Cagliari non sia a conoscenza di questo infortunio a cui fa riferimento Federico Spada. Di conseguenza, quello che dico è che sono convintissimo del fatto che il Cagliari avrà sicuramente fatto i suoi accertamenti. Nel caso in cui non l'avesse fatto, mi auguro che comunque li possa fare, perché ovviamente non dimentichiamoci che il ragazzo, sì, si può aver trovato anche l'accordo con la società che ne detiene il cartellino e con il giocatore stesso, ma si è ancora in tempo eventualmente per fare un passo indietro. E nello specifico il passo indietro potrebbe essere anche ovviamente legato alle visite mediche. Le visite mediche, le classiche visite mediche che tante volte si danno per scontato, vengono fatte proprio per questo motivo, per verificare che il giocatore che sta per firmare il contratto, in questo caso con il Cagliari, sia ovviamente in uno stato di salute ottimale, a livello muscolare, a livello articolare, a livello cardiaco, tutte le cose, tutti i valori devono essere ovviamente controllati in modo tale che si sia consapevoli che il ragazzo sta bene e che quindi non ci sono problemi. Questo è ovviamente una cosa a livello generale, quindi partiamo dal presupposto che se ci fosse stato questo grave infortunio, credo che le visite mediche appuriranno ovviamente le condizioni del ragazzo, ci faranno capire soprattutto ai medici del Cagliari, che sono comunque addetti a fare queste visite, quali siano le condizioni del ragazzo, quindi se sta bene, se ha recuperato o se ci sono delle magagne che devono essere in qualche modo approfondite. Punto primo. Sul fatto che il ragazzo sia una pippa, che non sia un astro nascente, che per Federico Spada appunto non sia un grande giocatore, eccetera, questo è un giudizio personale. Ora, pur quanto esperto possa essere, io credo che in generale tante volte magari ci siamo trovati di fronte a giocatori che venivano appunto osannati a livello proprio di talento, come a fenomeni del calcio che appunto emergeranno, eccetera, eccetera, e che poi si sono rivelati magari dei flop. Io penso recentemente, non lo so, a un Gabigol che appunto è stato acquistato con una cifra monster da parte dell'Inter pochi anni fa e che adesso appunto l'Inter non sa nemmeno appunto più come cedere, perché per come ha giocato, per quello che ha fatto, eccetera, non ha ovviamente reso le aspettative che c'erano sul talento brasiliano, talento cosiddetto. Quindi il fatto che appunto questo Seter non l'abbia cercato nessuna squadra in Europa o altri top club, eccetera, per me non è significativo alla fine, cioè nel senso stiamo parlando di un giocatore che è stato comunque osservato, che è stato individuato, non dimentichiamoci, da quello che so, da Daniele Conti, e non è per il fatto che è Daniele Conti, eccetera, eccetera. Io penso che comunque, se Conti ha segnalato questo giocatore al Cagliari, è perché ci ha visto qualcosa. Poi il Cagliari avrà fatto comunque degli approfondimenti prima di investire 3 milioni e passa quelli che sono su un giocatore comunque giovane, sconosciuto, eccetera, eccetera. Poi, come dico sempre, sarà il tempo e sarà il campo a determinare appunto l'effettivo investimento positivo o negativo da parte del Cagliari in questione. Mi sembra abbastanza evidente, ma bollare già come un pippa, scarzone, un ragazzo appunto giovane, classe 97, che
ancora non abbiamo visto neanche un minuto in campo mi sembra un po' esagerato. Quindi il mio pensiero riguardo è di stare tranquilli, sul piano fisico ci sono le visite mediche che credo appunto ci daranno un quadro generale più chiaro della situazione, quindi se dovessero emergere le cose appunto magari gravi, sicuramente il Cagliari ci penserà non una volta, non due volte, ma 100 volte prima di far firmare il contratto al giocatore e di ratificare l'accordo appunto con la squadra che detiene il cartellino di Seter. E secondo aspetto, nel momento in cui sarà un giocatore del Cagliari, aspettiamo di vederlo all'opera per poi poterlo eventualmente giudicare, con ovviamente le dovute considerazioni del caso, che è giovane, che viene da un campionato straniero, eccetera eccetera. Queste sono le mie considerazioni riguardo. Come sempre, fatemi sapere quello che è il vostro punto di vista, fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti, ovviamente forza, casa a tutti, ciao ciao!